Buonasera e benvenuti al TG. Esaudiente, costruttiva e rivolta ad un pubblico interessantissimo, la penultima conferenza del ciclo autunnale presso la comunità degli italiani Fulvio Tomizza di Umago. Il tema proposto dal professor Gaetano Bencic del Museo Territoriale del Parentino era quello delle ville patrizie istriane. Un tuffo nel passato deciso e a tratti spassoso, come d'abitudine alle conferenze del professor Bencic, torresano d'origine ma che ha sposato la causa storica e archeologica istriana da tanto, tanto tempo. Un tuffo nel passato, dicevamo, per renderci conto che le similitudini tra la terra d'Istria subito dopo l'anno zero ed i nostri tempi odierni sono enormi. Si è parlato di ville romane, ma è stata trasmessa soprattutto la modalità di vita e di lavoro degli istriani che a quel tempo erano sudditi di Roma. Allora, come oggi in Istria, i facoltosi venivano ad investire. Ciò valeva per importanti gruppi di famiglie. Gruppi di famiglie vicine all'imperatore, forse anche su suggerimento di alcuni suoi collaboratori, gli dicono: guardate, in Istria andate a far soldi, andate a costruire, andate a fare piantagioni di ulivi. Quella volta vendere l'olio era molto redditizio, avere grandi possedimenti di terra era molto redditizio, e ora le città erano state fondate da poco, da 20-30 anni, insomma, era tutto un momento di grande crescita. Investivano soprattutto in attività redditizie, mentre il tempo era quello immediatamente successivo al regno di uno dei Cesari romani più conosciuti, l'imperatore Cesare Augusto. Le vestigia lasciate da queste importanti famiglie patrizie, ma anche da importanti concubine di senatori, troneggiano ancora oggi in località come le Brioni, Medolino, Fasana e Dragonera, oppure Rovigno, Parenzo, per arrivare alla riviera cittanovese e umaghese, nonché Salvorina, ma con particolare riferimento a costruzioni dell'antica Roma definite fuori serie. È il caso degli studi archeologici presso Cervera, in località Loron, dove in circa 25 anni di scavi promossi dallo studioso locale, il professor Vladimir Kovacic, e in seguito grazie anche alla collaborazione con università francesi, a tornare alla luce è stata pure una rinomata fabbrica di anfore dal sigillo imperiale, i cui prodotti hanno preso il nome scientifico di anfora istriana. Questi manufatti sono stati trovati al giorno d'oggi in un'area geografica che va dal settentrione d'Italia alle pianure della Voivodina. Ma se i romani erigevano tali abitazioni a scopo produttivo, le stesse avevano anche una funzione rappresentativa in base alle dimensioni e al loro contenuto. Alcune di queste ville, sia nel Parentino che nell'Umaghese, erano addirittura dotate di acquari quali riserve di pesce fresco, una sorta di primizia che pochi patrizi si potevano permettere. Perché? Perché le ville avevano anche i vivai, i sciori avevano il proprio pesce. Non occorreva andare a comprare il pesce in pescheria, e avevano il proprio pesce che più era fresco più era pregiato, e dunque andavano lì e dicevano: voglio questo. Lo schiavo con la bulliga tirava fuori il pesce e lo preparava alla tavola. Dunque, ai tempi dei romani il pesce consumato era più fresco che mai, e una parte del pescato, o meglio dell'allevato, andava ad imbandire anche le tavole di Roma città. Un fatto eccezionale se pensiamo alla distanza che intercorre oggi, ma soprattutto a quel tempo, tra i due siti geografici. Siamo nel primo secolo d.C., Roma era la città più grande del mondo con circa 1.200.000 abitanti. L'Istria era un lembo di terra importante per l'impero, un impero che contava almeno 25 milioni di sudditi. A testimonianza di ciò l'alto numero di abitazioni denominate ville imperiali o senatoriali sul territorio istriano, un tema che ha riscosso l'interesse del pubblico umaghese, accorso in comunità anche dalle frazioni limitrofe. Sono molto contenta, anche perché è una conferenza molto interessante, è un argomento che mi interessa molto, dunque ho approfondito le mie conoscenze e sono molto soddisfatta. La scelta del tema è stata dunque indovinata, ma importanti anche gli altri eventi in seno alla comunità e alle sue sezioni. Il sodalizio umaghese è infatti la terza comunità degli italiani per numero di iscritti, ed in tale occasione, malgrado la pandemia, è stato lanciato un appello a non mancare alle manifestazioni di dicembre.
per cui ecco, mi ve invito a partecipare a tutti gli eventi, in particolare logicamente gli eventi in lingua italiana, perché in modo di essere comunque presenti in sala, perché viene dall'estero e è bello che trovi pubblico, anche se la situazione è quella che è, ma la nostra sala del teatro è molto bella, molto grande, e dunque possiamo stare tutti in sicurezza, e vi preghiamo di venire almeno a questi eventi, insomma, che in lingua italiana durante il mese di dicembre. La Rotta dei Fenici è un'associazione culturale del Consiglio d'Europa fondata nel 2003, che promuove la cultura mediterranea e il dialogo interculturale nel bacino mediterraneo, la loro storia, il patrimonio materiale e immateriale, il paesaggio e l'ambiente. Attualmente vi aderiscono 11 paesi, di cui 8 europei e 3 extraeuropei, e dall'anno scorso vi è entrata a far parte anche la città di Parenzo, interessata in particolare alle opportunità di future cooperazioni nel campo del turismo e della cultura, attraverso la creazione di varie forme di associazione. Di recente la città di Porres Parenzo è stata insignita dell'ambito ed appena avviato premio internazionale della Rotta dei Fenici e del ITER Vitis Awards, due itinerari storico-culturali del Consiglio d'Europa. La motivazione al premio si lega alla migliore iniziativa culturale per la valorizzazione innovativa e creativa di mobilità sostenibile nel turismo. In altre parole, in Parenzo si premia la qualità in una serie di iniziative e progetti sviluppati legati al cicloturismo e al turismo sportivo e sostenibile, nonché l'idea e l'impegno profuso nello sviluppo di percorsi culturali ed intelligenti. Alla cerimonia di premiazione tenutasi a Sambuca in Sicilia vi ha preso parte il vice sindaco di Parenzo e coordinatore del progetto Elio Stefanic, che ci avvicina alle finalità della Rotta dei Fenici e ci svela quelli che sono i plurimi interessi che Parenzo e l'Istria possono sviluppare partecipandovi attivamente. La Rotta dei Fenici è un'altra associazione di cui un anno fa o un anno e mezzo fa facciamo parte. La Rotta dei Fenici è un itinerario culturale che ha sede in Sicilia e è una delle due rotte culturali sotto il Consiglio europeo. Abbiamo già certi discorsi in comune, però forse le attività più importanti sono che vogliamo, tramite la Rotta dei Fenici, vogliamo fare una smart way, che sarebbe un tragitto smart, ma un tragitto anche culturale per la nostra bellissima Istria, dove Parenzo sarebbe il capofila di questa smart way. I discorsi vanno avanti, abbiamo anche certi altri progetti in comune, però siccome è un progetto europeo, siccome è un itinerario europeo, crediamo che la Rotta dei Fenici ci può aiutare anche con i fondi europei, però anche nella valorizzazione del nostro territorio. Notizie flash. Nell'ambito del progetto indetto dalla rete croata dei bibliotecari scolastici Lektira na mreži, letture in rete, una delle tre squadre della Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno si è classificata al secondo posto e accede direttamente alla finalissima. I lavori delle tre squadre sono disponibili sulla pagina web della Scuola Rovignese. Presso il Palazzo Gravisi di Capodistria è aperta la mostra Animule dell'artista triestina Adriana Rigonat, ispirata all'opera di Dante Alighieri. La mostra sarà aperta fino al 20 dicembre ed è possibile visitarla da lunedì a venerdì dalle 10 alle 16. Si invitano i genitori dei bambini con la residenza sul territorio della città di Rovigno, nati nel periodo dal 1 aprile 2015 al 31 dicembre 2020, che non sono inclusi nel programma delle istituzioni prescolari, a notificare fino al 10 dicembre i dati dei bambini per la distribuzione dei pacchi dono.
Gli inviti verranno consegnati sabato 18 dicembre presso la cassa del Teatro Gandusio dalle 10 alle 13. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina web della città di Rovigno. Sul palco del Teatro della Comunità degli Italiani di Pola in scena lo spettacolo Dante era un figo di Petra Bernarda Blaskovic e Luca Juricic. Lo spettacolo si basa sull'omonimo libro dell'autrice Annalisa Strada che, in un modo semplice ed interessante, avvicina la Divina Commedia agli alunni. Dante, dicono gli autori, era davvero un figo. Dante era il figo assoluto, perché era un grande poeta, perché era un grande uomo, perché era un predecessore di generi molto moderni, quali il thriller, l'azione, l'orrore. Ha fatto un'opera straordinaria, ovviamente tutte, anche i canti, le poesie, quello che ha scritto dell'amore, ma... Era secondo me e secondo noi un figo perché può essere attuale anche dopo 700 anni. E non soltanto per gli adulti che amano le sue opere, ma anche per i bambini e i ragazzi. Sappiamo che è il sommo poeta, sappiamo che le sue opere vivranno per sempre, ma quando parliamo ai ragazzi, quando parliamo ai bambini di Dante, è importante fargli capire quanto era... quanto osservava le cose intorno a sé e quanta fantasia aveva per poi descriverle a noi. E quindi l'inferno, che è poi quello che andiamo a trattare nel nostro spettacolo, che prevede anche una parte interattiva con i bambini, con i ragazzi, con il pubblico, vediamo che la sua descrizione delle pene, di quello che le persone hanno fatto in vita e perché devono essere condannate in maniera simbolica, in realtà è molto vicino a loro. La Divina Commedia, spiegano gli autori, è piena di scenari fantastici, come quelli dei film odierni. Secondo me, se qualcuno facesse un film senza dire che Dante Alighieri, tutti i ragazzini direbbero: wow, che roba, bellissimo, che mondi fantastici, no? Poi gli dici che Dante, no? Dicono: oh, veramente, se invece parti adesso faremo Dante, no, che noia. Ecco, in questa maniera un po' liberata dai limiti, no? Cerchiamo di approcciare i ragazzi giocando, però seminiamo un piccolo seme di interesse che speriamo poi diventi una pianta, quando loro cresceranno, si ricorderanno di queste cose e avranno magari voglia di approfondire Dante e la sua opera. Raccontare la Divina Commedia riattandone il linguaggio e i messaggi ai giorni nostri. E questo è l'obiettivo che si pone lo spettacolo. Una sfida ardita, quella di avvicinare le nuove generazioni a una delle opere più importanti della letteratura mondiale. Una sfida perfettamente riuscita. Anche perché, dicono gli autori, Dante sui palchi è teatralissimo. Era un'opera fantastica, fantastica, talmente fantastica che si meritava di essere chiamata divina. Bravo. Teatralissimo, teatralissimo. Ovviamente, ripeto, i versi sono semplificati, la tematica perché si tratta di ragazzi, però lui ha creato dei mondi che per un attore fare le trasformazioni dei vari dannati, delle creature, di questi mondi che ci sono, che si materializzano nell'inferno, in realtà è un'opera per eccellenza da mettere in scena. Luca e io giochiamo molto con il corpo, con la trasformazione, con le videoproiezioni, con un ambiente che è neutro e permette poi la creazione di tutti quei mondi che ci servono. Quindi direi che ci siamo divertiti moltissimo a fare il gioco del teatro usando Dante come tema. Incatenata, incatenata. E poi la forma è A, A, B, C. La bici. No, la rima è B, C, B e C, D, C. Sì. A, B, A, B, C, B, D, C, D. B, C, B, C, C. La sfida maggiore era interessare i giovani, i bambini, adolescenti a una letteratura, diciamo, complicata come quella di Dante, la Divina Commedia, noi in questo spettacolo l'abbiamo un po' semplificato, perché il nostro obiettivo era principalmente di avvicinare e di interessare i bambini a leggere la Divina Commedia, però no adesso, però quando saranno più grandi.
già in queste basi che ricevono nello spettacolo possono aiutarli poi a capire meglio la materia quando la faranno alla scuola media oppure alla facoltà. Penso che ai ragazzi potrebbe essere molto interessante perché c'è una parallela con la vita di oggi. Non fa ridere. No, non fa ridere la Divina Commedia, no. Si dice commedia a causa del contenuto. Una lettura di Dante semplificata, chiara, per capire meglio chi l'ha scritta e per cavarsela alle interrogazioni, con una scenografia in stile fumetto. Sì, è una scenografia dei fumetti molto semplice, bianca, con delle linee che definiscono gli oggetti e i mobili nella classe. È bianca perché ci sono delle proiezioni con le quali abbiamo voluto rappresentare l'inferno di Dante. Ci siamo decisi per una scenografia così semplice per indirizzare tutta l'attenzione dei ragazzi e dei bambini su quello che succede in scena. Chi sa di chi stiamo parlando? No, no, Giacomino. Allora così, si dice che anche il padre della lingua italiana. Padre. Il messaggio è: viviamo un po' più coscienti oggi. Cerchiamo di sapere in che direzione vogliamo vivere, che tipo di persone vogliamo essere, quindi non perché l'inferno, il purgatorio, il paradiso, ognuno ha una propria opinione, ma cerchiamo di sfruttare la vita su questa terra e diventare ogni giorno persone migliori, capire gli sbagli che facciamo e poterli migliorare, perché credo che poi Dante ci porti con la sua opera su questa strada. Ma che bella fantasia! Grazie. Ma bravissimo Giacomino! Grazie! A 700 anni dalla morte del sommo poeta, la sua opera continua ad incuriosirci perché è sempre attuale. Le vicende dantesche sono anche vicende nostre. Ma hai appena fatto un esempio della pena del contrappasso. La pena del contrappasso. Ed è tutto, grazie dell'attenzione, a domani.